presentare un concerto dello Balni Common Orchestra, l'Orchestra da Camera del Litorale, un'orchestra che celebra quest'anno i suoi 40 anni. Ci racconti un po' la storia di questa orchestra? Sì, tutto è cominciato in effetti 40 anni fa, in un modo molto spontaneo. Innanzitutto dal desiderio dei membri, ex allievi della scuola di musica di Capodistria, Isola e Pirano, che pur essendo studenti erano ancora desiderosi di suonare insieme e praticare ancora lo strumento che hanno imparato da piccoli. Un ruolo molto importante in questa storia ha avuto sicuramente il nostro professore Borut Logar. E poi c'era un'altra circostanza importante. Proprio in quel periodo a Isola il signor Frane Goliesce stava pensando anche lui di formare in questo territorio una formazione d'archi, visto che in Slovenia formazioni simili esistevano, e anche lui aveva proposto a un nostro collega Oscar Trebez, isolano, di mettere insieme anche formalmente un'orchestra da camera. Ecco, da lì tutto è cominciato, una prima riunione di primavera dell'83 e poi le prove nell'autunno dello stesso anno. Sì, certo, col professore Borut Logar, che ha avuto una grande parte, senz'altro come direttore artistico, ma anche come nostro maestro, dirigente, che all'inizio ci trasmetteva quest'idea, cosa significa suonare assieme. E quindi nel corso degli anni, nell'Orchestra da Camera del Litorale, si sono susseguiti più di 150 membri, per lo più ragazzi che hanno terminato la scuola di musica e anche ragazzi che in quel periodo studiavano già alle università, non so, di Lugano e di Trieste, e hanno voluto proseguire con la musica, ritrovandosi ogni venerdì sera alle prove, sempre alla scuola di musica di Capodistria. E così pian piano, nel corso degli anni, abbiamo messo insieme più di 300 concerti in varie occasioni, anche in formazione sinfonica, suonando per lo più nei quattro centri più grandi, diciamo, sulla costa, e anche nell'entroterra sloveno, e poi pure anche all'estero. Dopo il professore Logar si sono susseguiti altri tre direttori d'orchestra, primo il professore Marco Vatovec, poi Alessandr Spasic e infine Patrick Greblo. E adesso? E adesso stiamo lavorando in un modo, diciamo, progettuale, invitando i direttori più in gamba che abbiamo avuto possibilità di conoscere. Siamo molto fortunati, devo dire, molto fortunati. Abbiamo stretto amicizie anche con Anna Erciul, col professor Vladimir Repše, che anche suona nella nostra orchestra, poi col professore Giga Serar, che insegna alla scuola di musica, e così via.